Allora, la batteria vera e propria è quella contenuta in questo grande rack. Qua ci sono i due serbatoi, il serbatoio con le soluzioni positive e il serbatoio con le soluzioni negative. Come vedevamo, usa due vanadi, vanadio con due stati di ossidazione che noi chiamiamo vanadio 4 e 5 al polo positivo, e la loro percentuale varia man mano che si carica, tutto scarico vanadio 4, tutto carico vanadio 5. E nell'altro serbatoio, serbatoio negativo, ci sono di nuovo due ioni vanadio, vanadio 2 e vanadio 3, che operano in modo simile. Le tubazioni che vediamo sono quelle che permettono l'alimentazione della batteria tramite le pompe che stanno dietro, e lo stack, l'elemento vero di conversione, si chiama stack, è formato da 40 grandi celle in serie, è l'elemento che sta qua sopra. Tramite le tubazioni il vanadio viene, le pompe che stanno dietro, viene pompato in ingresso e poi viene recuperato in uscita e ritorna negli stessi serbatoi. Tutto è completamente stagno, quindi assolutamente sicuro, non c'è nessuna emissione. Le pressioni sono modeste con cui funziona, praticamente pressioni atmosferiche. Vedete, in questo impianto abbiamo tutta una strumentazione che lo rende un sistema di ricerca tecnologica, misuratori di portata, misuratori di pressione, tutta una serie di valvole che sono strumentate per la sicurezza dell'impianto, per prevenire manovre pericolose, e con una serie di soluzioni tecnologiche che sono state sviluppate da noi per il corretto funzionamento dell'impianto. Quando il sistema funziona, vediamo che tutti questi LED indicano che ogni cella sta funzionando, e questa è la tensione che in questo momento abbiamo nello stack. Tensione varia man mano che cambia lo stato di carica, che si passa da tutto carico a tutto scarico e viceversa. A destra abbiamo il sistema di interfaccia elettrico con la rete, che è costituito da un alimentatore statico, noi lo chiamiamo bidirezionale perché è in grado di gestire i flussi di carica dalla rete alla batteria per essere caricata, e viceversa i flussi di scarica dalla batteria alla rete per rendere l'energia elettrica, trasformare l'energia chimica in energia elettrica. Questo è un alimentatore che è completamente controllato sia in locale che in remoto da un sistema di gestione dell'esperimento molto sofisticato. I resistori che stanno qui sotto sono un'implementazione recente che ci ha permesso di portare la batteria a prestazioni estremamente elevate rispetto a quelle iniziali, con correnti di scarica che sono 7 volte tanto quelle con cui operavamo inizialmente, arriviamo a 400 ampere circa. Sul lato sinistro abbiamo l'intelligenza della macchina, il supervisore che svolge due funzioni importanti, controlla l'esperimento, ma visto che l'esperimento deve anche dare dei risultati, fa anche l'acquisizione e l'elaborazione di tutte le misure. Le due cose sono combinate insieme nella possibilità di pilotare l'esperimento in funzione delle misure che stiamo acquisendo, con funzionamenti in retroazione. Il sistema è piuttosto sofisticato ed è anche un sistema aperto che noi stiamo sviluppando e implementando nuove funzionalità. Per poter far funzionare il sistema abbiamo un banco di ottoisolatori che sono quelle apparecchiature là sopra, che disaccoppiano elettricamente i segnali dal computer che elabora e gestisce tutte le informazioni, e poi ci sono tutta una serie di dispositivi piuttosto complessi che fanno da interfaccia tra i segnali, come li vediamo sempre a parete, e il computer vero e proprio. Le funzionalità che stiamo visualizzando in questo momento sono lo stato della batteria, tutto completamente controllato a computer, lo stato di carica, lo stato delle singole celle, le temperature e così via. Sul secondo monitor si vedono le prestazioni che stiamo acquisendo in questo momento, quindi i dati acquisiti ed elaborati in funzione delle campagne sperimentali che facciamo. In questo momento stiamo elaborando curve di polarizzazione ad elevata corrente.